Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi vi parlo dei miei profumi estivi floreali. Ultimamente si parla poco di profumi floreali, perché magari parliamo di più dei profumi che sanno di mare, d'estate, di cocco, però io vi voglio ricordare i miei profumi fioriti. Spero di accontentare i vostri gusti. Non so, ragazzi, vedremo un po'. Ecco, i miei profumi fioriti. Partiamo dal primo che avevo comprato a primavera ed è dei Verset Sushin, non lo so pronunciare. Questo doveva essere ispirato ai Dol de Lancôme, però sinceramente non lo sento proprio uguale, però posso dire che è lo stesso, un bellissimo profumo fiorito, fragrantica, dice che è speziato, aromatico, floreale bianco. E patchouli, però io invece lo sento come un profumo fiorito, però reso molto elegante da questa base di patchouli, non troppo invadente, al punto giusto che gli dà veramente un profumo elegante, elegante, buono, adatto anche per l'estate. Perché lo trovo fresco, nelle note di testa, geranio, fiore di pompelmo e patchouli. Secondo me è molto 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 più complesso questo profumo. Non somiglia a quello che vuole imitare, però è un profumo in sé per sé buonissimo, elegante, veramente buono. Che bella descrizione, buonissimo, vabbè. Poi, Rosa del Dottor Taffi, un profumo che io sento veramente fiorito. Addirittura qua Fragrantica ci dice unisex, oddio, proprio no. Proprio no, perché ci riporta nelle note di testa limone, cocco e melone. Potrebbe sembrare un profumo anche un po' fruttato, ma io lo sento estremamente fiorito, con la rosa nel cuore, fiori di pesco nelle note di base, ambra e note legnose. Allora, nell'insieme risulta un profumo molto fiorito, dove la rosa non è predominante. A me ricorda come genere, ma penso che si ispira a quello, a J'adore di Christian Dior. Veramente un profumo fiorito, super super elegante, buonissimo. Buonissimo, viene definito floreale, rosa, fruttato, fresco. Veramente per l'estate lo trovo una chicca fantastica. Buonissimo, somiglia come tipologia di profumo fiorito a J'adore, perché cos'ha che lo può far somigliare un po'? Questa nota di melone fruttata, queste note fruttate e un bouquet fioritissimo. Buonissimo, io lo sento poi nell'insieme un bouquet fiorito, fantastico. Ok, poi
un altro profumo fiorito della mia collezione è Papavero Soave dell'Erborario. Un profumo comunque molto persistente, un bel profumo elegante. Anche qui c'ha qualche nota fruttata, però principalmente è definito un profumo floreale, dolce, floreale bianco e legnoso. Qui è più secco di rosa di acqua di Bolgheri e abbiamo nelle note di testa brunella, pesca e mandarino. Nel cuore papavero, gelsomino acquatico, artemisia, ylang ylang, petali di rosa, giglio, nerori, lillà. Quindi qua veramente è un profumo fiorito perché abbiamo un bouquet di fiori nel cuore e nelle note di base ambra, vaniglia, patchouli, sandalo e muschio. Fiorito, super 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 consigliato. Direi 4 stagioni più che per l'estate. Meraviglioso. Un altro profumo che potrei considerare un fiorito portabile per l'estate, però comunque vedo che ultimamente nei profumi fioriti c'è sempre qualche nota fruttata e questa è la Vie en Rose di La Vie Belle, La Vie Belle et Rose di Lancôme. Qui predomina una rosa con delle note di testa agrumate, quindi veramente molto molto fresco per il periodo estivo, molto elegante. Buonissimo per le sere d'estate, molto più leggero della Vie Belle tradizionale, fantastico, adorabile, è un 15 ml, spettacolare. Poi, per ultimo, e non per importanza, l'ultimo acquisto fatto da Zara ed è Fleur d'Orange di Zara, un profumo che è uscito nel 2019, fatto in collaborazione con Jo Malone, ed è un profumo ai fiori d'arancio, molto elegante, spettacolare. Neroli, fiori d'arancio e ylang ylang. Questo per l'estate è poesia. È un profumo economico, però è poesia. Un fiore d'arancio molto delicato, addolcito dalle note di Ylang Ylang, per me un po' più complesso di come ce lo vuole descrivere, molto molto elegante, un profumo che mi ricorda la sposa, i bouquet di una sposa, e un fiore d'arancio dolce, veramente buono, e per l'estate è spettacolare. Un po' mi ricorda, un po' ragazzi, prendete con le pinze quello che dico, un po' mi ricorda Perdizione di Nobile, che è molto più persistente, molto più dolce, molto più collante, più pesante, quindi è più per l'inverno. Questa è una versione per chi piace quel genere più estivo. Un acquisto
Spettacolare, stavo dietro a questo profumo da tanto tempo, poi alla fine ho detto no, deve essere mio, molto molto raffinato e fantastico, fantastico. Ragazzi, questi sono i miei profumi fioriti che potrebbero andar bene per l'estate. Io vi saluto e vi do un bacione. Ciao.